Ok. Perfetto, buongiorno a tutti. Vedo che vi state collegando, aspettiamo qualche minuto perché sono previsti circa 200 partecipanti, ma attualmente siamo solo 45. Come sapete, questo è l'ultimo webinar del ciclo politiche e finanziamenti europei che abbiamo realizzato lo scorso anno. Durante l'ultimo webinar, quello dedicato agli strumenti di assistenza esterna della Commissione europea, avevamo chiesto se eravate anche interessati ad approfondire questi due strumenti che vedremo oggi di assistenza tecnica, il TAIEX, e di capacity building, il TWINNING, che sono due strumenti che vengono utilizzati nell'ambito dei programmi di assistenza esterna della Commissione europea. Da una parte lo strumento per la preadesione, il cosiddetto IPA, e l'altro lo strumento di vicinato, il cosiddetto strumento ENI. Nella pagina che vedete, cioè nella pagina dedicata all'evento di oggi, quella presente su www.eventipa.formez.it, potete trovare il ciclo degli appuntamenti precedenti e quindi anche le relative registrazioni che vi consentono, qualora voi vi foste persi qualche pezzo, di poter riascoltare i webinar già realizzati e quindi anche quello dedicato ai programmi di assistenza esterna, che era quello antecedente al programma di oggi. Prima di cominciare, faccio come sempre un po' un riassunto di che cos'è sono gli Europe Direct. Gli Europe Direct sono dei centri di informazione che hanno l'obiettivo di informare i cittadini europei su politiche e finanziamenti europei. Ci sono 44 centri distribuiti in tutta Italia, tra l'altro alcuni sono collegati con noi oggi, che saluto affettuosamente, e in più sono circa 450 centri distribuiti in tutta Europa. Ai centri Europe Direct, che sono generalmente aperti presso pubbliche amministrazioni, enti no profit e così via, sono affiancati i centri di documentazione europea, che svolgono più o meno la stessa funzione dei centri di Europe Direct, con una differenza che loro sono istituiti prevalentemente presso le università. Cosa offriamo? Noi divulghiamo, come vi dicevo prima, informazioni sull'Unione Europea in generale attraverso uno sportello informativo che è presente in Viale Marx 15, un contact and center telefonico che vedete visualizzato nelle slide e poi siamo presenti attraverso giornate informative e tematiche in presenza un po' su tutto il territorio laziale a seconda delle richieste che riceviamo da parte degli enti locali. E in più realizziamo tutta una serie di seminari online su varie tematiche. Quest'anno abbiamo già organizzato il primo webinar che era appunto sulla campagna del Parlamento europeo Stavolta Voto, che è una campagna finalizzata a favorire, diciamo, la partecipazione da parte dei cittadini italiani alle prossime elezioni di maggio al Parlamento europeo. Anche per questo seminario, in realtà, trovate il webinar, la registrazione online. In più, noi, diciamo, la maggior parte dell'informazione che forniamo ai cittadini avviene attraverso due focus tematici. Uno è il focus tematico www.europa.formez.it, dove nella parte in alto in blu trovate tutta una serie di rubriche, che è quella notizie, documenti, norme e materiali. E in più trovate varie altre informazioni perché all'interno, per esempio, nella sezione documenti potete trovare anche tutte le linee guida che noi realizziamo. In più vi devo ricordare ancora un'iniziativa che sta organizzando la rappresentanza in Italia della Commissione europea, che si chiama la Primavera dell'Europa, che si terrà dal 18
18 al 29 marzo in tutta Italia, dove verranno organizzati tutta una serie di eventi cui destinatari privilegiati saranno i giovani europei. Questo sempre per far conoscere quanto più possibile le opportunità che l'Unione Europea offre ai giovani, unitamente alla sensibilizzazione nei confronti dei giovani ad andare a votare. Perché voi sapete bene che per quanto riguarda la Brexit, diciamo, il peso decisivo che ha portato poi il Paese ad uscire dall'Unione Europea è stata la mancanza del voto dei giovani, giovani che invece tradizionalmente erano quelli più favorevoli al restare nell'Unione Europea, anche perché sono i beneficiari di molte delle opportunità che vengono offerte dall'Unione Europea. Accanto al Focus Web Europa abbiamo un altro Focus Web che è programmicomunitari.formez.it. Questo Focus Web è interamente dedicato ai finanziamenti diretti dell'Unione Europea. All'interno di questo focus trovate due banche dati, una è quella dei finanziamenti comunitari attuali, quelli del periodo 2014-2020, a cui si affianca una banca dati di quelli che saranno probabilmente i futuri finanziamenti europei, cioè quelli che partiranno dal 2021 fino al 2027. Chiaramente si tratta di proposte di regolamenti che quindi potranno subire molte modifiche, però più o meno è l'orientamento verso il quale si sta andando per quanto riguarda il futuro dei finanziamenti comunitari. Ancora abbiamo uno scadenzario bandi dove potete trovare tutti i bandi attualmente in scadenza per tutte le linee finanziarie dell'Unione Europea e trovate anche i bandi, o meglio le project, sì, gli inviti a presentare proposte che vengono pubblicati nell'ambito degli strumenti IPA ed ENI, che sono appunto gli strumenti che vediamo oggi. Normalmente questi bandi vengono pubblicati sul sito del punto di contatto nazionale che in Italia è il Ministero degli Affari Esteri, però noi li riportiamo anche sul nostro sito appunto per dargli maggiore visibilità e per favorire quanto più possibile la partecipazione italiana a questo tipo di strumenti finanziari. Come vi dicevo, sul Focus Web Europa, nella sezione documenti, trovate anche tutti i documenti e guide utili. Alcune guide utili sono state prodotte dal nostro centro, come la guida sui finanziamenti europei in generale. Abbiamo anche un'altra guida che appunto è dedicata a come finanziare lo sport, la mobilità ciclistica e il turismo sostenibile con i fondi europei. Abbiamo realizzato lo scorso anno una guida utile che sarà revisionata quest'anno, che si chiama Cosa fa l'Unione Europea per la salute dei propri cittadini, però all'interno di questa sezione troverete anche tutta una serie di strumenti e guide utili realizzate da altri enti, qui, a volte anche dalla stessa Commissione Europea. Le guide realizzate da noi, lo vediamo come sono queste che vedete qui visualizzate nelle slide, quindi come vi dicevo prima, cosa fa l'Unione Europea per la salute dei propri cittadini, come finanziare lo sport e la mobilità ciclistica, la guida sulle fonti di informazione in Italia sui fondi europei, come presentare una proposta di progetto nell'ambito dei finanziamenti dell'Unione Europea e poi abbiamo una guida molto grossa che è proprio una guida dedicata ai finanziamenti europei che li comprende un po' tutti, sia finanziamenti diretti che indiretti. In più noi abbiamo una nostra newsletter che viene pubblicata mensilmente, pubblicata online sul sito europa.formez.it. Qualora foste interessati a ricevere la newsletter direttamente sulla vostra casella di posta elettronica, nel quadrante a destra avete la possibilità di iscrivervi. L'iscrizione alla newsletter ve la consiglio perché oltre a ricevere la newsletter vi consente anche di ricevere tutti gli inviti che noi mandiamo in occasione degli eventi in presenza oppure online che vengono organizzati dal nostro centro. In più abbiamo un nostro account Twitter che appunto è di KRMInnov, quindi iscrivetevi e seguiteci anche attraverso il social Twitter. E in più una novità, abbiamo pubblicato sul nostro sito
però un questionario di valutazione che in realtà ci è stato richiesto dalla Commissione europea che vi consente di esprimere un vostro giudizio sulle attività e anche sull'assistenza che viene erogata dal nostro centro Europe Direct. Ancora abbiamo, diciamo nel periodo della primavera dell'Europa, cioè tra il 18 e il 29 marzo, stiamo anche noi prevedendo di organizzare dei nostri eventi che hanno come destinatari i giovani. In particolare saremo il 26 marzo al Comune di Castelnuovo di Porto per parlare di opportunità europee, ma anche della campagna per l'elezione europea stavolta voto. Saremo di nuovo il 27 marzo nel Comune di Monterotondo e sempre in quel periodo, o probabilmente anche dopo, in occasione della Festa dell'Europa, che è un evento che invece si organizza il 9 maggio, poi saremo presso il Municipio X Ostia. Probabilmente saremo anche a Tivoli nell'ambito di una giornata informativa che potrebbe essere organizzata in occasione della Festa dell'Europa, e invece poi saremo presso il Comune di Aprilia nell'ambito di un'attività che loro stanno organizzando con i giovani, ed è un'attività organizzata prevalentemente dal Comune. Abbiamo in previsione di organizzare probabilmente nel periodo autunnale un nuovo webinar sulla regolamentazione dei prodotti di plastica monouso, perché voi sapete che questo è un tema molto caldo per l'Unione Europea e quindi volevamo fare un po' il punto della situazione. E poi organizzeremo un ulteriore evento, probabilmente qui a Roma, sulle opportunità di finanziamento europeo nel settore della salute e anche quelle che sono le prospettive per il futuro periodo di programmazione. In più, la Commissione, la rappresentanza della Commissione europea sta organizzando un track tour in giro per l'Italia. Oggi infatti sono Claudia De Stefanis, che avrebbe dovuto aprire questo webinar della rappresentanza in Italia della Commissione europea, non può essere presente perché è dovuta andare a presenziare questo track tour che era oggi a Caserta, davanti alla Reggia di Caserta. Questo track tour, ossia questo pulmino che si muove per, diciamo, per le varie città italiane, sarà presente a Roma a Centocelle al Largo Agosta il 1° marzo e sarà presente di nuovo il 3° marzo ad Ostia presso il pontile lato Battistini. Il pulmino avrà vari obiettivi, sia quello di far conoscere un po' quelle che sono le attività dell'Unione Europea, ma probabilmente verranno anche organizzati dei quiz, dei giochi, quindi con la possibilità di vincere gadget e altri premi. Altre iniziative, sicuramente quest'anno saremo di nuovo presenti presso lo stand della Commissione europea alla manifestazione Bici in Rosa, che presumibilmente si terrà tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre. Questa manifestazione, lo ricordiamo, è una manifestazione organizzata in collaborazione con la rappresentanza in Italia della Commissione europea e con il campus biomedico, che ha come obiettivo quello di sensibilizzare le donne sul tema della prevenzione al seno e quindi di recarsi presso le Breast Unit, che sono dei centri di senologia multidisciplinari che sono stati voluti dal Parlamento europeo per migliorare la qualità delle cure, diciamo, destinate alle donne per ciò che concerne il cancro al seno. In più, gli Europe Direct della rete italiana saranno presenti nelle varie tappe del Giro d'Italia, che si terrà presumibilmente tra aprile e marzo. Ancora, questi sono i nostri contatti, quindi la nostra mail europedirect@formex.it, il nostro numero di telefono 06 82 88 8714 e il nostro account Twitter. Per ora quindi abbiamo finito con, diciamo, con questa presentazione delle attività dello Europe Direct e possiamo cominciare finalmente a vedere quali sono i due strumenti di assistenza tecnica e capacity building previsti appunto dai programmi IPA ed ENI. Innanzitutto dobbiamo fare una premessa.
Perché sono nati questi due strumenti? Innanzitutto ricordiamolo, lo strumento per la preadesione e lo strumento per il vicinato sono stati pensati dall'Unione Europea. Per quanto riguarda lo strumento per la preadesione, è stato pensato per aiutare gli stati membri che devono entrare nell'Unione Europea ad adeguare la propria legislazione a quella dell'Unione Europea, diciamo, al recepimento di quella che viene chiamata, diciamo, col termine di acquis comunitario, che è una serie di norme e di regolamenti dell'Unione Europea che devono essere recepiti integralmente nello Stato che diventerà il futuro Stato membro dell'Unione Europea. In maniera analoga avviene anche per lo strumento di vicinato, l'unica cosa è che l'adesione per i paesi del vicinato non è per ora prevista, però comunque consente di migliorare i rapporti con i paesi che sono al di là dei confini dell'Unione Europea, questo perché sempre per favorire quanto più possibile lo scambio di merci e di persone all'interno dei paesi dell'Unione Europea con i paesi del vicinato, per fare in modo che anche per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti alimentari, oppure le regole ambientali, ci sia quanto più possibile una vicinanza di legislazioni, questo appunto per favorire i rapporti di buon vicinato. Ora, quindi appunto per favorire quanto più possibile lo sviluppo delle competenze necessarie per modernizzare le pubbliche amministrazioni e quindi trasferire, attuare tutte le normative e gli standard europei, questi due strumenti, lo strumento per la preadesione e lo strumento di vicinato, si avvalgono di due strumenti, uno di assistenza tecnica, che è appunto il TAIEX, e un altro invece di capacity building, che è appunto lo strumento Twinning, che hanno come obiettivo quello di fornire assistenza alla transizione, ma anche quello di rafforzare le istituzioni dei paesi destinatari di queste iniziative. Ricordiamolo un attimo quali sono i paesi coinvolti. Per quanto riguarda la preadesione, abbiamo i paesi dei Balcani, quindi Bosnia e Erzegovina, Serbia, il Kosovo, la Macedonia, e la Serbia, e da un lato, e la Turchia. Invece, per quanto riguarda i paesi del vicinato, sono tutti paesi che sono al di là dei confini dell'Unione Europea, e quindi parliamo dei paesi che un tempo facevano parte dell'ex Unione Sovietica, più tutto il Mediterraneo del Nord, che sono quelli che nella cartina che state vedendo sono evidenziati in di colore verde scuro. Ora, il twinning è il cosiddetto il gemellaggio amministrativo, in realtà si basa sulla stretta collaborazione tra l'amministrazione pubblica che è del paese beneficiario e la controparte nello Stato membro. Generalmente i progetti di gemellaggio si rivolgono alle amministrazioni centrali, ma molte volte nei progetti di gemellaggio, specialmente quando hanno una denotazione a livello regionale, possono coinvolgere anche le amministrazioni regionali e in alcuni casi hanno visto il coinvolgimento anche di comuni, almeno quelli maggiori. Invece il TAIEX è incentrato su iniziative di breve durata e si avvalgono in prevalenza delle competenze dei funzionari provenienti dalla pubblica amministrazione degli Stati membri. Ulteriori informazioni su questo strumento le potete trovare sul link che vi abbiamo indicato nelle slide. Vi ricordo che le slide, così come la registrazione di questo webinar, saranno disponibili alla fine della giornata, probabilmente a partire, insomma, dai prossimi giorni, sulla pagina dell'evento attraverso il quale vi siete iscritti. Vi ricordo pure che sempre su quella pagina sarà disponibile un questionario di valutazione di questa attività che vi prego di compilare perché ci serve a noi per capire se le attività che realizziamo appunto attraverso i nostri webinar hanno effettivamente un impatto oppure comunque sono interessanti per gli utenti che ci seguono, quindi vi chiedo cortesemente di compilarli.
Il Taiex, vi ripeto, è uno strumento di breve durata, è stato creato nel 1996 e cerca di realizzare interventi puntuali ed inoltre è caratterizzato da un'estrema flessibilità. Vi dico subito che questo strumento è utilizzato molto poco dalle amministrazioni italiane, invece è uno strumento molto semplice che permette di entrare immediatamente in contatto con il paese beneficiario, con il quale poi eventualmente cercare di ragionare anche in termini di progetti più duraturi. Il TAIEX però darebbe questa prima possibilità di realizzare un'attività nel paese beneficiario. Tra l'altro è uno strumento che non prevede oneri amministrativi e organizzativi a carico del paese beneficiario e inoltre permette una rapida organizzazione di eventi anche grazie alla possibilità di effettuare le richieste semplicemente attraverso un formulario online, il che rende tutto molto più semplice. Ora, l'obiettivo di TAIEX è quello di fornire assistenza tecnica di breve periodo relativamente alla trasposizione della legislazione dell'Unione Europea, quello che dicevamo prima, cioè del acquis comunitario, nella legislazione nazionale dei paesi beneficiari e nelle rispettive amministrazioni, con l'obiettivo di dare una corretta interpretazione della legislazione comunitaria e quindi del relativo recepimento di norme e disposizioni dell'Unione Europea, al fine di una loro applicazione e puntuale verifica. I settori di intervento del TAIEX sono agricoltura e sicurezza alimentare, libertà, giustizia e sicurezza, ambiente, energia, trasporti e telecomunicazioni e poi il mercato interno. I progetti TAIEX vengono banditi su richiesta del paese beneficiario e possono prevedere tre tipi di attività differenti. Ci possono essere l'invio di esperti, oppure l'organizzazione di visite di studio, o ancora l'organizzazione di eventi specifici che possono prendere la forma di seminari, di convegni, di workshop e così via. Ora vediamoli uno per uno. Per quanto riguarda l'invio di esperti, questo significa che uno o più esperti di Paesi membri si recano presso le amministrazioni dei Paesi beneficiari e forniscono delle consulenze specifiche per cui, relativamente alla trasposizione di specifiche parti della legislazione comunitaria nella legislazione nazionale e quindi sul recepimento delle relative norme e disposizioni dell'UE e sulla loro applicazione nelle rispettive amministrazioni. La durata di questo invio di esperti può avere un massimo di 5 giorni e consente a un piccolo gruppo di funzionari di lavorare intensamente a contatto con i funzionari dell'amministrazione beneficiaria su temi specifici che appunto vengono indicati dall'amministrazione beneficiaria. Per quanto riguarda invece le visite di studio, queste prevedono che un gruppo massimo di 3 richiedenti di un'amministrazione beneficiaria può partecipare ad una visita di studio presso un paese membro, che per un periodo che sempre non può essere superiore ai 5 giorni, così come nel caso dell'invio di esperti. L'obiettivo di queste visite di studio è quello di cercare di apprendere quanto più possibile nel paese beneficiario e quindi anche di rendere esecutive specifiche normative dell'Unione Europea e soprattutto di acquisire conoscenze, diciamo, su quelle che vengono definite le migliori prassi nel paese dove ci si reca nei settori che vengono scelti dall'amministrazione beneficiaria. Poi il TAIEX può prevedere invece l'organizzazione di eventi specifici, cioè dove funzionari di Paesi membri dell'Unione Europea presentano delle specifiche aree della legislazione comunitaria nel corso di seminari ai quali partecipano i funzionari delle amministrazioni dei Paesi beneficiari. Come si fa a diventare esperti TAIEX? In realtà è molto semplice, non dovete fare nient'altro che iscrivervi in un'apposita banca dati che viene messa a disposizione dall'unità TAIEX della Commissione, il cui indirizzo lo trovate indicato qui nella slide, e far parte di questo expert database. L'unica condizione per poter entrare a far parte di questa banca dati è che voi comunque, prima di iscrivervi, dovete avere l'autorizzazione da parte della vostra amministrazione.
perché voi potete partecipare come esperti nell'ambito di questi strumenti solo su autorizzazione della vostra amministrazione. Quindi i destinatari diretti di questo strumento sono i funzionari della pubblica amministrazione a livello nazionale e regionale e anche in associazione di autorità locali, funzionari pubblici che lavorano nel Parlamento, magistrati ed autorità di vigilanza, associazioni professionali e commerciali che rappresentano le parti sociali, oltre che le associazioni sindacali. Inoltre possono partecipare come esperti ITAIAX anche gli interpreti e i traduttori dei testi legislativi. Come vi dicevo prima, il funzionario partecipa a queste missioni in TAIEX, però in nome e per conto dell'amministrazione di appartenenza. Quindi, come vi dicevo prima, se volete iscrivervi alla banca dati, siete tenuti ad informare previamente la vostra amministrazione. Come si partecipa ad un TAIEX? La richiesta di un evento TAIEX deve essere presentata dall'amministrazione di un paese beneficiario direttamente all'unità TAIEX della Commissione europea attraverso la compilazione di un formulario elettronico che è presente sul sito dell'unità TAIEX della Commissione. L'amministrazione beneficiaria può già indicare all'amministrazione dello Stato membro, l'amministrazione dello Stato membro dal quale desidera ricevere assistenza. Normalmente la Commissione europea tiene presente dei desiderata del paese beneficiario, perché se il paese beneficiario decide che vuole approfondire alcuni aspetti della legislazione italiana perché la sentono più vicina alla propria legislazione o perché comunque sentono che il paese per tutta una serie di motivi è più vicino a quello che è la struttura del proprio paese, diciamo, chiede alla Commissione di poter lavorare prevalentemente con quel paese, chiaramente con una chiara motivazione. Svolgono un ruolo molto importante nella diffusione dell'informazione sulla ricerca degli esperti e anche punti di contatto nazionale. Vi ricordo che per quanto riguarda l'Italia, il punto di contatto nazionale è il Ministero degli Affari Esteri, che appunto può aiutare la Commissione nella ricerca di esperti e in alcuni casi può anche contattare gli altri punti di contatto nazionale per diffondere le richieste ricevute tra le amministrazioni italiane che possono essere potenzialmente interessate a mettere a disposizione i propri esperti oppure ad ospitare eventuali visite di studio. E questo, diciamo, sono gli elementi fondamentali per quanto riguarda lo strumento TAIEX. Come vi dicevo, è uno strumento molto semplice che però l'Italia utilizza molto poco. Passiamo invece ora a uno strumento, lo strumento del gemellaggio amministrativo. Questo è uno strumento un pochino più complesso, anche perché ha una durata ben diversa, non sono più 5 giorni, ma si va da progetti che possono avere una durata da 1 a 2 anni e quindi richiedono un impegno molto più importante da parte sia dell'amministrazione beneficiaria, ma anche dell'amministrazione del paese membro che va ad offrire i propri servizi. Vediamo innanzitutto un pochino che cos'è questo strumento di gemellaggio amministrativo. Come vi dicevo prima, è uno strumento di capacity building. È nato nel 1998 come strumento per consentire la cooperazione istituzionale tra le pubbliche amministrazioni dei paesi beneficiari e le pubbliche amministrazioni degli stati membri. Anche in questo caso l'obiettivo finale è quello di fornire assistenza ai paesi beneficiari nel processo di adeguamento amministrativo e normativo a livello nazionale all'acquis comunitario. È uno strumento molto interessante. Vi dico questo, è lo strumento che è stato utilizzato dagli ultimi paesi che sono entrati nell'Unione Europea, gli ultimi 12 paesi membri che ricordiamo sono quelli dell'Est, che ha consentito loro, specialmente per quanto riguarda per esempio i fondi strutturali, di ricevere aiuto per quanto riguardava la preparazione dei programmi operativi nazionali e regionali, proprio perché loro hanno potuto utilizzare l'esperienza degli Stati membri dell'Unione Europea.
Tenete presente che l'Italia, essendo stato un paese fondatore dell'Unione Europea, nel momento in cui, quando sono appunto cominciati, è stata data la fase iniziale, i fondi strutturali, l'Italia non ha potuto imparare da nessun altro paese su come preparare i propri programmi nazionali, su come poter bandire i bandi, proprio perché non c'erano esperienze pregresse. Questi paesi, che sono entrati successivamente nell'Unione Europea, hanno avuto questo grande aiuto, cioè hanno avuto l'aiuto dei paesi membri che ormai già avevano imparato a gestire fondi strutturali e che quindi sono potuti andare in questi paesi che dovevano entrare nell'Unione Europea e sedersi alle scrivanie dei funzionari che si sarebbero poi dovuti occupare in futuro dei fondi strutturali e quindi di insegnargli il lavoro. Come vedete, è uno strumento che ha una grandissima capacità. Il paese quindi beneficiario può chiedere assistenza su un determinato settore, che comunque deve essere individuato nell'ambito del proprio piano di azione, e poi concorda con la Commissione europea le linee principali degli interventi. Le priorità che vengono così definite vengono pubblicate attraverso delle project fiche, appunto delle fiche di progetto, cosiddette schede di progetto, a cui gli Stati membri poi possono guardare e quindi alle quali rispondere. E successivamente, se viene presentata una buona project fish, si può aggiudicare il gemellaggio. Queste project fish vengono generalmente pubblicate sul sito del Ministero degli Affari Esteri. Non vi preoccupate perché alla fine della presentazione vi ho indicato i link dove poi potete andare a consultare queste fiche di progetto. Però, come avevo già detto in precedenza per coloro che si sono collegati dopo, noi pubblichiamo l'informazione su questi bandi training anche sui nostri due focus web. Comunque, diciamo, l'informazione ufficiale avviene attraverso il sito web del Ministero degli Affari Esteri. Come vi dicevo, questo strumento permette di adeguarsi a quello che è l'acquis comunitario, quindi a tutto quell'insieme di norme della Commissione europea alla quale bisogna adeguarsi nel momento in cui si intende diventare Stato membro dell'Unione europea. E questi i settori dell'acquis comunitario sono ben 31. Come vedete, vanno dalla libera circolazione delle merci, persone, servizi e capitali all'agricoltura, pesca, trasporti e così via. Quindi anche i settori del gemellaggio, come potete immaginare, sono tantissimi proprio perché devono collegarsi a quelli dell'acquis comunitario. Qual è l'obiettivo? Il gemellaggio amministrativo non vuole replicare nel paese beneficiario il sistema amministrativo di un particolare Stato membro, al contrario, l'elemento essenziale di questa tipologia di strumento è l'impegno comune sia da parte dello Stato membro che del paese beneficiario di raggiungere dei risultati obbligatori che vengono indicati nell'ambito del progetto. L'attuazione dei progetti avviene attraverso il distacco di funzionari dello Stato membro che svolgono regolari missioni presso l'amministrazione pubblica del paese beneficiario. Quindi ogni settimana ci saranno dei funzionari che partono dall'Italia e che si recano nell'amministrazione nel paese beneficiario e dove lavorano a stretto contatto con i funzionari dello paese beneficiario. Faccio un esempio. Se per esempio stiamo realizzando un gemellaggio nel settore dell'agricoltura e quindi facciamo conto che l'Italia si è aggiudicata questo progetto, i funzionari del Ministero dell'Agricoltura italiana si recheranno presso l'equivalente Ministero del Paese beneficiario dove lavoreranno su periodi più o meno di 5 giorni. Possono essere anche inferiori i periodi di soggiorno, ma generalmente si cerca di evitarlo perché siccome quando si fa il preventivo del budget del progetto si fa anche un preventivo dei voli, si cerca di utilizzare al meglio il tempo in loco, quindi per un volo è sempre meglio poter prevedere una missione che sia il più lungo possibile, quindi generalmente di 5 giorni.
I paesi beneficiari, tra l'altro, quindi possono contare sul supporto dei colleghi che lavorano nello stesso settore e non solo su valutazioni operate da esperti esterni. E in più l'altro, il vantaggio per il beneficiario di questi progetti è quello che hanno l'opportunità di testare delle soluzioni che sono state applicate in contesti differenti a problematiche affini e quindi collaborare sul campo per cercare di adattarle quanto più possibile affinché siano adeguati alle specifiche esigenze nell'ambito del paese beneficiario. Per quanto riguarda gli Stati membri, perché è un vantaggio partecipare a questo tipo di progetti? Perché gli Stati membri possono fare un'ulteriore riflessione sul funzionamento delle proprie amministrazioni allo scopo di definire meglio cosa condividere e cosa trasferire ai beneficiari, cioè anche un momento di riflessione su se stessi per capire cosa sto facendo bene, che vale la pena di poter trasferire in un altro paese e cosa poi forse posso nascondere, ma nascondere, diciamo, passatemelo come termine, un termine brutto, ma perché probabilmente si sente che in quello specifico settore non si è raggiunto proprio una buona prassi. Inoltre, sempre per quanto riguarda i vantaggi da parte dello Stato membro, lavorare insieme per un periodo prolungato di tempo insieme ad un paese beneficiario permette anche quello di far nascere delle reti istituzionali di cooperazione che possono sopravvivere anche al di là della fine del progetto di gemellaggio e che quindi possono portare comunque ad una costituzione di rapporti duraturi tra i paesi in questione. Ora, qual è, i soggetti istituzionali che vengono coinvolti in un progetto di gemellaggio? Innanzitutto, i due soggetti importanti sono lo Stato membro dell'Unione Europea e il paese beneficiario, che insieme dovranno lavorare per elaborare il progetto, insieme dovranno attuare il progetto e in più insieme dovranno sempre redigere rapporti intermedi e finali relativamente alle fasi di avanzamento del progetto. L'altra controparte è l'istituzione comunitaria, che però in questo caso ha un ruolo di programmazione, di sorveglianza, ma anche finale di controllo e di valutazione del progetto. Come vi dicevo, in ogni Stato membro e anche in ogni paese beneficiario è presente inoltre un punto di contatto nazionale che rappresenta il punto di riferimento istituzionale per ogni progetto di gemellaggio ed inoltre ricopre anche un ruolo importante per lo sviluppo e il coordinamento delle attività che vengono sviluppate nell'ambito dei singoli progetti di gemellaggio. Vediamo qual è, la partecipazione al progetto da parte dello Stato membro. Lo Stato membro partecipa al progetto attraverso una sua amministrazione centrale, come vi dicevo prima, che potrebbe essere un ministero per le politiche agricole o locale, casomai attraverso gli assessorati alle politiche agricole delle singole regioni, oppure attraverso i cosiddetti mandate bodies, che sono delle agenzie accreditate nell'ambito dei gemellaggi. Queste appunto sono agenzie accreditate che sono inserite in un'apposita lista generale della Commissione europea. Vi ricordo che per quanto riguarda i progetti di gemellaggio, il nostro ente, il Formez PA, è uno dei mandated bodies. Noi abbiamo gestito più di 70 progetti di gemellaggio in passato, quando appunto era ancora operativo il nostro ufficio attività internazionale. Come avviene l'accreditamento dei mandated bodies? In realtà l'accreditamento è subordinato al possesso di alcuni requisiti specifici. Innanzitutto bisogna avere una comprovata competenza nel settore dell'acquis comunitario, bisogna essere una struttura non profit unitamente, bisogna avere anche una finalità non lucrativa. L'ente deve avere una partecipazione pubblica oppure deve essere supervisionato da un'autorità pubblica e inoltre deve avere uno staff stabile che è in grado di soddisfare le richieste del progetto senza che sia necessario ricorrere ad esperti esterni o a contratti di subfornitura.
Per quanto riguarda invece il paese beneficiario, questo può partecipare attraverso una sua amministrazione centrale e contribuisce alle spese del progetto attraverso un cofinanziamento, mentre non ci sono oneri economici a carico del paese, del paese membro, invece il paese beneficiario partecipa con una quota di cofinanziamento. L'ente beneficiario è unico e mette a disposizione le proprie strutture personali per il corretto svolgimento del progetto. Inoltre, il paese beneficiario deve anche proprio assicurare una stanza fisica all'interno della quale andrà a lavorare lo staff del paese membro, che deve avere anche alcune caratteristiche, cioè deve poter ospitare un gruppo di persone, deve avere una dotazione informatica, deve prevedere delle sale riunioni e così via. Ora, vediamo un attimo la partecipazione al progetto invece dal punto di vista della Commissione europea. La Commissione europea è il committente del progetto perché è quello che finanzia la maggior parte del progetto ed inoltre si fa garante della trasparenza ma anche della corretta gestione e applicazione delle regole. La Commissione europea decentralizza la sorveglianza e la gestione a suoi uffici periferici che sono diciamo, noti come delegazioni e Central Finance Contracting Unit. Quella che viene diciamo in gergo chiamata la CFCU, che vengono attivate presso i paesi beneficiari. Vediamo un attimo che cos'è questa Central Finance Contracting Unit. Viene solitamente istituita tramite appositi memorandum di intesa che vengono stipulati tra la Commissione europea e i paesi beneficiari e questa unità ha vari compiti. Innanzitutto è responsabile del budget complessivo e di tutti gli appalti, contratti, pagamenti che vengono diciamo, messi in campo nell'ambito del progetto ed inoltre si occupa anche degli aspetti di reporting contabile e finanziaria. Coordina inoltre le procedure finanziarie e contrattuali per la gestione dei gemellaggi per conto del paese beneficiario, ma funge anche da organismo indipendente, anche se fa parte integrante dell'amministrazione del paese beneficiario e prende decisioni in autonomia sotto la responsabilità di un Program Authorizing Officer, il cosiddetto PAO. In genere questa CFSU viene attivata all'interno del Ministero delle Finanze del Paese beneficiario ed ha anche il compito di approvare rendiconti tecnico-finanziari periodici, eroga le tranche di finanziamento allo Stato membro. Dove questi, in alcuni paesi questo CFSU è assente, le sue funzioni vengono svolte dalle delegazioni dell'Unione Europea. Vi ricordo che all'interno dell'Unione Europea esistono le rappresentanze dell'Unione Europea. Nei paesi che non fanno parte dell'Unione Europea esistono comunque degli uffici dell'Unione Europea che però vengono chiamate delegazioni dell'Unione Europea. Vediamo un attimo come viene composto un partenariato all'interno di un progetto di gemellaggio. I partenariati possono essere composti da uno o più stati membri, all'interno dei quali uno solo assume il ruolo di capofila ed è quindi responsabile della gestione tecnico-finanziaria generale del progetto. In genere si parla di un senior partner e di un junior partner. Il senior partner è in genere anche quello che assume il ruolo di capofila, mentre il junior partner ha diciamo, un ruolo più di secondo piano, anche se comunque importante. Quindi, per esempio, io posso andare a svolgere un progetto di gemellaggio scegliendo come paese beneficiario, facciamo un esempio il Kosovo, però posso andare a lavorare su questo progetto di gemellaggio, per esempio, insieme all'Olanda. Vediamo ora quali sono le figure chiave all'interno dei progetti di gemellaggio. Come vi dicevo prima, il progetto di gemellaggio prevede il distaccamento di funzionari pubblici degli Stati membri presso i paesi beneficiari. Quelli che sono fondamentali nell'ambito di un progetto di gemellaggio sono tre figure. Innanzitutto il project leader o capoprogetto, che in genere viene espresso dal capofila del progetto, insieme a quello che viene chiamato l'RTA,
il Resident Twinning Advisor, o anche noto come consigliere residente. Questa è una persona, un funzionario del paese membro che va proprio a vivere per tutta la durata del progetto, che vi ricordo possono variare da 1 a 2 anni, nel paese beneficiario. Mentre il project leader non si trasferisce nel paese beneficiario, ma svolge la propria attività dal proprio stato membro attraverso delle missioni di alcuni giorni. Però il project leader ha un ruolo fondamentale in quanto è quello che organizza tutta l'attività pratica del progetto, si preoccupa di interfacciarsi con un suo omonimo e di organizzare tutte le attività, se per esempio si prevedono delle avvie, degli invii di esperti semplicemente come affiancamento ai funzionari pubblici, oppure se si prevedono delle sessioni di formazione, è il project leader che organizza tutto l'organizzazione del lavoro nell'ambito del gemellaggio. Il Resident Twinning Advisor invece è più un facilitatore, è quello che vivendo in loco giorno per giorno aiuta il project leader nell'organizzazione delle attività del gemellaggio. Vi faccio un esempio: se per esempio è previsto l'organizzazione di una formazione del project leader, insieme al project leader del paese beneficiario organizzeranno l'attività, metteranno in campo l'attività. Ma poi è la persona lì che vive sul luogo che attraverso l'aiuto dei propri assistenti cercherà la sala, convocherà i funzionari del paese membro che dovranno partecipare alla formazione e così via. E poi la terza figura importante nell'ambito del gemellaggio sono questi esperti di breve periodo, che sono appunto dei funzionari pubblici del paese membro che si recano presso l'amministrazione beneficiaria e cercano di realizzare le attività che vengono previste nell'ambito del progetto. Chiaramente per quanto riguarda il project leader e il resident twinning advisor, queste figure sono presenti anche, vengono ripetute all'interno del ministero del paese beneficiario. Quindi il paese beneficiario deve identificare all'interno della propria struttura la controparte del project leader e la controparte del resident twinning advisor. Questo perché per garantire quanto più possibile il corretto coordinamento e gestione del progetto. Il project leader in genere è un funzionario pubblico equivalente che ricopre un ruolo presso la propria amministrazione tale da poter garantire l'impegno istituzionale dello Stato membro relativamente a quel progetto, appunto perché poi si tratta anche di svolgere una serie di missioni, di essere presente ad alcune riunioni tipo i comitati di pilotaggio e così via. Inoltre gestisce i rapporti istituzionali tra il paese beneficiario e lo Stato membro e deve assicurare anche la supervisione e il coordinamento del progetto anche attraverso la partecipazione ai comitati di pilotaggio che in genere vengono organizzati ogni 3 mesi e che si tengono sempre presso il paese beneficiario. Chi è invece l'RTA? Anche in questo caso l'RTA è un funzionario pubblico equivalente che risiede però nel paese beneficiario per l'intero periodo del progetto e collabora a tempo pieno con l'amministrazione beneficiaria. Anche in questo caso supporta il project leader nel coordinamento e la gestione delle attività del progetto e inoltre può avvalersi di assistenti di progetto che lo affiancano a tempo pieno e che in genere sono di nazionalità del paese beneficiario. In genere quello che succede è che l'RTA si avvale di due figure prevalentemente, un assistente che è proprio un livello di segreteria e in genere si avvale anche di un interprete che appunto può essere di aiuto per quanto riguarda la traduzione dei documenti. Se per esempio ci sono da recepire la legislazione di un paese beneficiario che viene scritta appunto, ripetiamo, in lingua serba, c'è necessità di avere un traduttore che in qualche modo traduce la legislazione nella lingua parlata dal paese dello Stato membro. Generalmente per questi progetti di gemellaggio viene scelta una lingua ufficiale di comunicazione,
Normalmente sono le tre lingue ufficiali dell'Unione Europea, cioè l'inglese, il francese e il tedesco, ma solitamente quelle più utilizzate sono l'inglese e il francese. Il francese viene utilizzato molto di più dai paesi del Mediterraneo, chiaramente l'inglese invece in tutti gli altri paesi. Quindi requisito essenziale sia per i project leader che per gli esperti che per il resident twinning advisor è una buona conoscenza della lingua ufficiale che viene scelta nell'ambito del gemellaggio. Poi abbiamo gli esperti di breve periodo. Questi sono gli esperti che vengono inviati di volta in volta al secondo del proprio settore di specializzazione presso il paese membro per svolgere le attività che vengono concordate nell'ambito del progetto. Questi possono essere di quattro tipi. Abbiamo i dipendenti pubblici, cosiddetti civil servant. Questi possono avere un possono percepire, diciamo, un compenso che può essere che è in genere di 250 euro al giorno. E poi abbiamo gli esperti di classe 1 devono avere un'esperienza dai 3 a 8 anni, oppure gli esperti di classe 2 che devono avere un'esperienza lavorativa che va dagli 8 ai 15 anni. E poi abbiamo gli esperti di classe 3 che possono arrivare a guadagnare anche 450 euro al giorno, che devono avere oltre 15 anni di esperienza lavorativa. Vediamo un attimo qual è il ciclo di vita del progetto di gemellaggio. Allora, innanzitutto si ha la stesura della fiche da parte del paese beneficiario che intende appunto avvalersi di questo strumento. Quindi prepara una project fiche insieme alla Commissione europea e la fa circolare attraverso i punti di contatto nazionale, appunto che in Italia, lo ripeto, è il Ministero degli Affari Esteri. Dopodiché vengono i paesi membri che intendono presentare le proprie candidature nell'ambito di queste Project Fish hanno un periodo di tempo per poter preparare la propria candidatura. La candidatura in questa fase qui è una candidatura molto semplice in cui bisogna indicare come si intende realizzare diciamo il progetto senza però entrare proprio nello specifico. Questo avviene solo dopo che è stata fatta la selezione e si decide chi è che dovrebbe partecipare. Dopodiché avremo la selezione delle proposte che in genere viene fatta in presenza del project leader e dell'RTA, cioè quelli che dovrebbero andare a diventare project leader dell'RTA nel progetto si recano nel paese beneficiario per partecipare alla selezione. La selezione avviene alla presenza del paese beneficiario e della Commissione europea. Nel momento in cui viene selezionato il paese che si deve aggiudicare il progetto di gemellaggio, comincia la fase di scrittura del progetto, il cosiddetto il twinning contract, che è il contratto di gemellaggio. Normalmente questa è una fase che può durare 4 mesi per IPA e 5 mesi per lo strumento di vicinato. Come vi dicevo, l'attuazione delle attività avviene da un minimo di 12 mesi fino a un massimo di 24 mesi. E alla fine del progetto invece poi c'è tutta la fase di audit e rendicontazione che in genere ha una durata di 3 mesi che viene realizzata da società esterne e poi c'è l'invio del rapporto finale dell'approvazione di tutta la documentazione da parte della Commissione europea e quindi poi con anche il pagamento del saldo. Ora vediamo invece come si compone il contratto di gemellaggio. Facciamo conto che abbiamo risposto a questa Project Fish, che siamo stati selezionati per avviare il progetto di gemellaggio. Cosa succede? Che bisogna proprio scrivere il contratto di gemellaggio, che vi ripeto, è una fase che dura anche 4 mesi. Il contratto di gemellaggio quindi si compone delle special conditions, che sono le condizioni generali del contratto, dove in genere viene indicata la durata del progetto, qual è il budget complessivo da destinare al progetto e tutto quello che riguarda appunto le condizioni generali.
Dopodiché il contratto di gemellaggio prevede anche la stesura di un vero e proprio piano di lavoro, dove viene data la descrizione tecnica degli obiettivi generali e specifici, ma anche delle singole componenti del gemellaggio e delle attività che devono essere realizzate nell'ambito delle singole componenti. Questi progetti poi prevedono dei risultati obbligatori. Questi risultati obbligatori devono essere indicati per ogni componente del progetto. Faccio un esempio: noi vogliamo indicare quattro componenti, per ciascuna componente dobbiamo dire qual è il risultato obbligatorio da realizzare. Quello può essere l'erogazione di 10 attività di formazione, la realizzazione di linee guida su un determinato e così via. In più, nell'ambito del contratto di gemellaggio deve essere realizzato un Gantt, un diagramma di Gantt, una specie di cronoprogramma che appunto serve a cercare di visualizzare in quali tempi dovranno essere realizzate le attività che vengono previste nell'ambito delle varie componenti del progetto. In più, il contratto di gemellaggio prevede un piano finanziario che prevede un'analisi stratificata dei costi per ciascuna attività e componente. In più, nel contratto di gemellaggio verranno allegati tutti i CV che dovranno essere in formato Europass. Questi CV che vengono indicati che devono essere quelli delle figure chiavi e anche delle loro controparti. E poi c'è tutta una parte dedicata agli allegati, dove ci sono i modelli di certificato di audit, le richieste di finanziamento e cose simili. Per quanto riguarda la struttura del piano finanziario, questa è suddivisa in sezioni che sono dedicate ai costi, che sono relativi a quello che è il compenso del Resident Twinning Advisor e dei suoi assistenti, i costi relativi alla preparazione del progetto, i costi relativi alle singole componenti e alle attività che devono essere realizzate nell'ambito delle singole componenti, che comprendono anche l'organizzazione delle visite di studio, e poi sono previste altre spese per il coordinamento, che possono le spese che riguardano le attività di visibilità, ma anche le attività di traduzione e interpretariato, che possono essere necessarie, per esempio, quando si organizzano o le visite di studio oppure i convegni iniziali e finali relativi al progetto, e anche l'attività di audit del progetto. I costi ammissibili per il Resident Twinning Advisor comprendono lo stipendio e rimborsi spese, perché in questi rimborsi spese vengono anche compresi due viaggi che vengono fatti a Bruxelles, che sono previsti per la formazione dell'RTA. Nel momento in cui comincia il progetto, l'RTA, che è stato identificato e che quindi deve andare a vivere sul posto, viene inviato a Bruxelles per una trasferta, dove gli viene fatto un corso di formazione su come si gestisce un progetto di gemellaggio. L'RTA si può trasferire o da solo oppure accompagnato dalla propria famiglia. Se accompagnato dalla propria famiglia, chiaramente anche l'indicazione dei costi varia e devono essere indicate nel contratto di gemellaggio. Anche lo stipendio degli assistenti dell'RTA deve essere inserito nel piano finanziario e deve essere pagato sul finanziamento, della Commissione. Per quanto invece riguarda le spese di preparazione, queste si riferiscono ai viaggi che vengono svolti dal Project Leader e dal Resident Twinning Advisor presso il paese beneficiario proprio per la stesura del contratto di gemellaggio, e sono eleggibili solo se il contratto viene firmato entro il limite massimo previsto dal manuale di gemellaggio, appunto perché esiste un manuale di gemellaggio dove vengono un po', diciamo, chiamiamolo una sorta proprio di guida che ci dice passo per passo come deve essere gestito un progetto di gemellaggio. Poi, sempre per quanto riguarda il piano finanziario, bisogna prevedere le spese per componenti e attività. Queste comprendono le voci di compenso e di rimborso spese, e anche devono comprendere i voli che sono necessari per lo svolgimento delle missioni che vengono svolti dagli esperti di breve periodo. Quindi noi per ogni esperto che viene inviato dobbiamo calcolare i per diem e i fee che vediamo tra un po', in più anche i voli necessari per permettere lo svolgimento dell'attività da parte degli esperti degli Stati membri.
I fee rappresentano il valore del compenso giornaliero che vengono previsti per gli esperti di breve periodo, che varia a seconda della categoria degli esperti. Come vi dicevo, va da un minimo di 250 euro al giorno che viene previsto per i civil servant a un massimo di 450 euro per quelli che subentrano nella fascia più alta, quindi con un'esperienza lavorativa superiore a 15 anni. A questo per diem, a questo fee viene, che viene moltiplicato per il numero dei giorni di missione, viene anche aggiunto il costo di un per diem per ogni notte che viene trascorsa nel paese beneficiario, come rimborso delle spese forfettarie. Quindi col per diem in genere l'esperto si paga le spese per l'alloggio e anche le spese per il pranzo. Il valore del per diem varia da paese in paese e viene stabilito periodicamente dalla Commissione europea. La Commissione europea periodicamente pubblica sul proprio sito questa tabella per il calcolo dei valori dei per diem. E come vi dicevo prima, per ogni missione di esperto è previsto anche un budget per coprire il costo. Quindi nel momento in cui io vado a redigere il piano finanziario, devo informarmi su qual è più o meno il costo medio dei voli affinché io possa inserirlo correttamente nel piano finanziario del progetto. Poi chiaramente ci possono essere, in genere si cerca sempre un po' di abbondare, di modo che se si crea un avanzo si può anche prevedere a fine progetto di rimodulare il piano finanziario. E quindi se per esempio sono avanzati dei soldi sui voli e se sono avanzati dei soldi anche sull'impegno degli esperti, si può prevedere qualche attività in più e fare in modo da poter utilizzare anche l'avanzo del soldo. Chiaramente tutto questo deve essere sempre approvato dalla Commissione europea e dalla CFSU. Altre spese relative al progetto di gemellaggio possono essere le missioni svolte da project leader per partecipare ai comitati di pilotaggio previsti ogni 3 mesi, i costi di visibilità del progetto e anche quelli relativi alla diffusione dei risultati del progetto che in genere avvengono a fine gemellaggio, in più i costi di interpretariato e traduzione che possono essere suddivisi per ogni componente oppure inseriti come trasversali alle attività di progetto. E poi ci sono i costi per sostenere l'audit di progetto. Il punto di contatto nazionale che in Italia è il Ministero degli Affari Esteri è quello che fa circolare le project fish e quindi fa da primo punto di contatto tra lo Stato membro e lo Stato beneficiario. Quello che vedete indicato sulla slide è il sito web dove potete trovare le project fish dei gemellaggi. I gemellaggi, vi ripeto, riguardano tutti i settori, quindi chiunque è interessato lo invito a controllare periodicamente l'elenco delle project fish per vedere se c'è qualcosa di proprio interesse. Diciamo che io avrei finito con la presentazione, vi ho dato quello che più o meno un po' è un quadro di questi strumenti, chiaramente non è esaustivo ma è più o meno un'indicazione, ma chiaramente siamo sempre a vostra disposizione per ulteriori informazioni. Vediamo un attimo le domande. Fabiola Fornaciari ci chiede: esistono dei report di esperienze positive di utilizzo degli strumenti TAIEX e Twinning? Onestamente non lo so, quello che io posso però consigliarle è di contattare il punto di contatto nazionale e di chiedere a loro. Loro probabilmente avranno questi report, sicuramente. Le spese strumentali, PC e altri materiali, allora, le spese per quanto riguarda il PC, come vi dice, dipende che cosa si intende per PC. Se i personal computer dei singoli esperti, no, questi non sono previsti. Il singolo esperto deve essere organizzato a portarsi il proprio computer presso l'amministrazione beneficiaria, però c'è un obbligo da parte del paese beneficiario di dare una struttura al progetto di gemellaggio, dove solitamente c'è il Resident Twinning Advisor con gli assistenti, ma ci sono anche solitamente delle scrivanie
messe a disposizione degli esperti. In rari casi le abbiamo viste attrezzate con dei computer, perché in genere la struttura di PC viene assegnata al personale che sta lì in maniera permanente, quindi al Resident Training Advisor e ai due assistenti amministrativi. In genere i singoli esperti si portano il proprio computer, che può essere o proprio quello personale, oppure quelli, oppure sono quelli che trovano lì presso il Resident Training Advisor. Sì, quindi per quanto riguarda le spese strumentali, ecco, finanziamento del paese beneficiario. Passiamo a un'altra domanda. Perché un dirigente dovrebbe favorire la partecipazione di funzionari afferenti alla sua area? I giorni di lavoro persi come sono calcolati? Allora, innanzitutto, vi prego di non considerare il gemellaggio come un lavoro perso. Il progetto di gemellaggio è un'ottima opportunità per vari punti di vista. Innanzitutto perché permette di stringere dei rapporti con un altro paese. Molte volte se si lavora con intelligenza e se si lavora con grande affiatamento con il paese beneficiario, alla fine del gemellaggio rimangono i rapporti, possono essere consolidati dei rapporti economici, possono essere mandate delle nostre imprese a lavorare in quel paese perché noi abbiamo aperto una strada a queste imprese. In più, non dobbiamo calcolare questi progetti come una perdita di tempo. Calcoliamo invece che i nostri funzionari, che sono sempre abituati a lavorare, diciamo, nel chiuso della propria, scrivania, hanno la possibilità di andare in un altro paese, innanzitutto di confrontarsi anche con metodi di lavoro differenti, che non è detto che perché siano paesi beneficiari devono essere necessariamente inferiori ai nostri. Tante volte loro possono aver adottato delle soluzioni che possono essere interessanti anche per noi. E di più c'è anche l'esperienza che si fa l'esperto di breve periodo, diciamo nel parlare un'altra lingua, nel confrontarsi con persone che hanno una cultura differente dalla nostra. In un certo senso ci apre la testa e aprire la testa è un'esperienza utile anche nello svolgimento del nostro lavoro quotidiano, dove normalmente noi siamo relegati nei nostri uffici e siamo abituati a vedere solo il funzionario della porta accanto. Invece questa secondo me è una grande opportunità. Per aprire un po' la testa ai funzionari e anche per aprire diciamo una possibilità di dialogo con altri paesi. E poi chiaramente, siccome sono progetti di cooperazione istituzionale, l'amministrazione interessa a partecipare non perché manda i singoli funzionari, ma appunto perché si sta aprendo delle opportunità, perché sta aprendo delle opportunità per il proprio paese. Quindi è un progetto, diciamo, di arricchimento per entrambe le parti. Abbiamo finito, mi sembra, con le domande. Sì, però vi ripeto, anche se ora non vi viene nessuna domanda nello specifico, ma siete interessati ad approfondire la materia, contattateci perché comunque noi abbiamo lavorato molto su questi progetti e quindi per quello che è possibile possiamo darvi delle indicazioni. Io vi esorto a segnalare queste opportunità alle vostre amministrazioni perché, vi ripeto, è un'esperienza unica, molto arricchente, interessante. Principalmente permette di posizionare l'Italia all'estero in maniera diversa. Vi faccio un esempio, noi abbiamo gestito moltissimi progetti in Bulgaria. Una volta, appunto, parlando con uno dei funzionari in Bulgaria, che ha detto: ma perché l'Italia, cioè perché la Bulgaria sceglie prevalentemente l'Italia come paese membro con cui lavorare? E dice: perché per noi è molto più interessante l'Italia piuttosto che un paese come la Germania, dove tutto funziona bene, in maniera ottimale, dice che però rimane distante da quella che è la nostra possibilità di lavoro. Diciamo, in Bulgaria molte volte ci sono dei problemi che sono molto più simili a quelli italiani che a quelli di un'amministrazione tedesca efficiente e quindi loro vogliono
sono interessati a capire come noi abbiamo risolto quelle problematiche in una maniera che può essere più simile alla loro. Se non ci sono altre domande, possiamo chiudere la sezione. Io vi ringrazio per la partecipazione. Principalmente ringrazio i miei colleghi, ringrazio in particolar modo Raffaella Scordino, che oggi avrebbe dovuto introdurre lei i lavori, ma a causa di perdita della voce come conseguenza dell'influenza, tra l'altro un'influenza che le ho trasmesso io, non ha potuto salutarci, però la ringrazio perché comunque è stata in back office e mi ha segnalato le vostre domande e mi ha aiutato nella preparazione di questo evento. Ringrazio Giorgia Gasbarro, che è la nostra collaboratrice, che ci dà supporto nell'organizzazione di tutti questi webinar, ma un particolare grazie al nostro collega Gianluca Finito, che è quello che ci permette di realizzare questi webinar e che principalmente dà supporto a voi nel momento in cui avete problemi con i collegamenti e così via. Grazie mille e ci vedremo presto con i prossimi webinar o meglio ancora in occasione delle nostre giornate in presenza. Grazie a tutti e arrivederci.